Ciao e bentornati. Oggi sono qui con la mia compagna di stanza Arianna, che ho deciso di sparare per scampare alla depressione post vacanze. quindi sarà un trucco effetti speciali in cui vi mostrerò come realizzare questo proiettile. Inizio applicando questo composto siliconico, chiamato Third Degree, proveniente dall'America, che è formato appunto da due parti A e B, è venduto in diversi colori. Io ho preso il colore medio. Va mischiato in stesse quantità, quindi lo sto mischiando su una mattonella bianca con una spatolina di metallo. E una volta mischiate per bene le due particelle, inizio ad applicarlo sulla fronte che ho precedentemente pulito. Mi sto aiutando con una spatolina anche di legno e vado ad applicare il prodotto al centro e lo stendo verso i lati. Adesso vado a formare un buco che sarà il nostro buco di proiettile, sempre con la stessa spatolina, facendola girare in modo circolare, e con la spatolina di legno faccio bene attenzione a sfumare le estremità perché non vogliamo alcun segno netto di distacco, perché appunto il tutto deve apparire molto naturale. Sto continuando ad appiattire la parte esterna al proiettile, sfumandola sempre sul resto della fronte. Mentre aspetto che il composto siliconico si solidifica, continuo a rendere il buco più profondo, sempre con la spatolina di metallo, e quindi continuo a lavorare il prodotto. Adesso vado a colorarlo con la palette Supra Color della Kryolan, e sono appunto questi colori in crema. Prendo il nero e con un pennello inizio a picchiettarlo all'interno del buco per dare un effetto di profondità. E ogni volta che andiamo a fare un trucco effetti speciali, ricordiamoci di applicare almeno tre colori per dare appunto un effetto tridimensionale, perché altrimenti utilizzando solamente un colore apparirà tutto piatto e finto. Dopo aver riempito il buco del proiettile, vado a picchiettare un po' di nero anche intorno, in modo asimmetrico, e lo vado a tamponare con una spugnetta arancione per effetti speciali che io chiamo la spugna magica perché utilizzo in tutti i trucchi appunto ad effetti speciali e dà l'effetto di questa pelle rotta, spezzata, bruciata. Adesso prendo il rosso sempre dalla stessa palette della Kryolan e seguo lo stesso procedimento, lo vado a picchiettare intorno al proiettile, un po' dentro. E appunto quando facciamo dei trucchi di effetti speciali dobbiamo dimenticare tutto quello che sappiamo del trucco beauty perché è appunto il procedimento opposto. Non andiamo a creare bellezza, ma andiamo a sformare le caratteristiche di una persona, andiamo a creare bruciature, lividi e in questo caso un proiettile dove nulla è perfetto. Un metodo molto buono da utilizzare è anche quello di riferirsi a delle foto vere, di proiettili appunto veri, di persone realmente ferite. Quindi partendo sempre dal centro, mi sto espandendo verso l'esterno e continuo a picchiettare con la spugnetta per sfumare il tutto. Adesso prendo la palette Bluebird Inks, che è anche una palette molto utilizzata per effetti speciali, e va attivata con dell'alcol al 99%. Quindi lo spruzzo su questo colore giallo-arancione, lo applico sul pennello che ho usato in precedenza e lo vado a stendere
sempre in forma irregolare intorno al proiettile, per creare sempre questo effetto di pelle tumefatta. E a questo punto abbiamo raggiunto l'utilizzo del terzo colore e, come potete vedere, il proiettile sta prendendo appunto tridimensionalità. Continuo a giocare con la fantasia, applicando diversi dettagli intorno al proiettile. Sempre dalla stessa palette prendo il colore Beetroot, che in italiano sarebbe il color barbabietola, e di questo color sangue un po' più scuro. Sempre con lo stesso pennello lo picchietto intorno al bordo del proiettile e un po' verso i lati. E utilizzo questi colori a inchiostro perché, soprattutto negli effetti speciali, donano un effetto molto naturale una volta essiccatosi. Bagno la spugna con dell'alcol, sempre al 99%, e lo vado a picchiettare intorno al proiettile per sfumare bene il tutto. Adesso, sempre dalla palette, prendo il color Blood, quindi sangue, con un pennello molto sottile stavolta, un pennello d'eyeliner, e lo faccio fluttuare intorno al proiettile per dare l'effetto di vene spezzate. Picchietto di nuovo con la spugnetta bagnata in alcol. Adesso utilizzo una polvere trasparente, compatta, questa è della Benai, per opacizzare il tutto e soprattutto per fissare il colore, il colore in crema che abbiamo applicato in primis. Andiamo ad aggiungere del sangue finto, questo della make up, una goccia al centro e lo lasciamo colare sulla fronte. Maderciutto lo shampoo! Dopo aver spruzzato dell'acqua da lontano per dare un effetto più fresco, di proiettile appunto appena sparato, vado a riempire ulteriormente il buco con del colore nero e questo è l'effetto finito. Io spero vi piaccia. Se il video vi è piaciuto, spero che metterete mi piace e vi iscrivete al mio canale. Un bacio, a presto!